Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con un nuovo video. È venerdì, 12 trucchi per studiare più facilmente. Iniziamo subito dal primo. Abbiamo un compito fra 5 giorni e abbiamo 30 pagine da studiare. Mentre faccio studiare le 30 pagine il giorno prima, credo che è una cosa un po' difficile, perché comunque 30 pagine sono 30 pagine. Quindi, che cosa si può fare? In pratica, possiamo dividere le 30 pagine. Mi sto andando, ciao. Dobbiamo dividere le 30 pagine per quanti giorni abbiamo. 30 diviso 5 fa 6, quindi 6 pagine dobbiamo studiare al giorno per arrivare il giorno prima del compito che sappiamo qualcosa. Ma perché fai così? Ora sapete cosa faccio? Sbatto per te. Beh, se io registro il video così, è un problema per voi? No. Seconda importantissima regola. Bisogna fissarsi delle ore di studio. Non è che dico, sai com'è oggi, non mi vado a studiare uno studio, no. Anche quell'oretta e mezza, farla tutti i giorni, perché comunque studiare è un esercizio e se voi lasciate i giorni, poi si perde l'esercizio, è un macello. Ve lo dico per esperienza personale, davvero. Quindi, se tipo iniziamo alle 3, non è troppo presto perché comunque sono andata a scuola alle 2 e devo riposarmi. Facciamo 3 e mezza, 5 e mezza, quelle 2 ore a studiare tutti i giorni e vanno di lusso. Oppure, no, una terza regola, questa non fondamentale, però comunque che può aiutare, farsi realizzare dei cartelloni motivazionali. Semplici ragazzi, un foglio bianco con su scritto ce la puoi fare, continua così, sei una grande, ce la potrai fare, vai tranquilla, spaccherai tutto. Questi sono cartelloni che in realtà sembrano stupidi, perché comunque in realtà sembrano stupidi, ma che danno una carica tremenda. Anche se te li sei scritti da sola, non c'entra proprio niente, comunque ti danno una carica top. Per sottolineare, invece di sottolineare tutto con la matita, prendete tanti colori, colori diversi. E sottolineate le date con il verde, la cosa principale con il blu e quell'altro col marrone, così in modo tale da ricordarvi, tipo il verde le date, memoria visiva. Vedete sul libro il verde, ecco qua c'è la data, è quella. Capito? È molto utile. E poi, prima di studiare, molto importante questa regola, vedere che cosa bisogna studiare, che cosa, l'argomento, di cosa tratta. Questa cosa però non la dovete fare il giorno stesso, poche ore prima, no, il giorno prima. Tipo alle 7 finite di studiare, fammi vedere domani cosa devo studiare? Arte, la Grecia. Vabbè, su, devo studiare, la studio, però già sai. Oppure avete un termine difficile che non vi ricordate. Allora, cosa fate? Lo scrivete sul palmo della mano e nel corso della giornata, nel corso cioè nel corso poi della giornata, dopo che te lo scrivi ovviamente, ci ripensi. Ah, com'era? La parola difficile adesso non mi viene in mente. Vabbè, esterno, tipo non me la ricordo mai. Cavolo, com'era quella parola? Esterno, zac, c'avevo ragione! Sì. E questo è un aiuto per ricordarsi le parole. Oppure scriverci su un post-it e appoggiarlo lì al libro. Che in teoria, quando una parola si scrive, non si sottolinea, tipo, o sulla mano, su un post-it, si ricorda assolutamente di più. Un'altra cosa che vi potrà aiutare sarà ripetere con un amico. Sì, perché comunque con l'amico sì, ci possono essere delle distrazioni, però magari vi potrà anche aiutare a ricordarvi meglio le cose oppure a capirle. E quindi ripetere con un amico è sempre una buonissima, buonissima idea. Oppure, prima di andare a letto, ripetete tutto una volta quello che avete studiato durante il giorno, in modo tale che la notte, il cervello di notte, non si riposerà quella notte, bensì ripeterà il tutto, in modo tale che la mattina tu ti ricorderai tutto meglio. E durante lo studio bisogna fare tantissime pause, perché comunque ci si stanca. È una buona motivazione per studiare è mettere dopo un tot di pagine un cioccolatino, una barretta, uno snack, in modo tale che arrivate a quella pagina e lo mangiate, quindi fate quella pausa di 5 minuti, se il cervello si riposa e
E nel frattempo mangiate. E se la concentrazione è finita, smettete, andate in cucina, preparate un caffè, un tè, un succo. E se prendete bevande con la caffeina, vi poi possono aiutare a ritrovare la giusta concentrazione che avevate perso. Poi potete usare, come ultima cosa, potete usare giochi di parole, frecce, strade, una cartina, qualunque cosa, pur di farvi ricordare le cose che avete studiato. Vabbè, ovviamente se si tratta di matematica non penso che potete fare schemi o cose varie perché non servono a niente. Però la matematica è una storia a parte, datevi retta. E niente ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se questi consigli vi sono utili oppure già li utilizzate, non so, fatemi sapere qui sotto con un bel commentino. Vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video.